Buongiorno a tutti amici di Doppia Frizione. Stiamo tornando a casa dal salone di Ginevra e visto che non avevo un cazzo da fare, ho deciso di fare una recensione eventi automobilistici REA. Quindi iniziamo subito con il primo punto positivo: sono i parcheggi, perché ce ne sono un'infinità, è facile arrivarci. È sull'autostrada per arrivare sia dall'Italia, da Germania, eccetera. Quindi è comodissimo. I parcheggi ce ne sono. Se hai tipo un pass VIP, qualcosa del genere, entri direttamente con la macchina a 2 metri dal salone. Se no, sei tipo a 50 metri. Ma che cosa può essere mai? A meno che non ci sia un uragano che 50 metri ti sbalza in aria. Secondo punto, il prezzo del biglietto. Allora, io l'ho preso online e mi è costato 16 corone francesi. No, CHF, adesso non mi ricordo come si chiamano. Comunque, 16 CHF non è un cazzo, perché, come avete visto magari al vlog di Bologna, cioè vlog, al video di Bologna e al video del Milano Auto Classica, a Milano Auto Classica ho pagato 25 euro per non vedere niente, e a Bologna cos'è che stavo dicendo? Il biglietto costa un cazzo, perché probabilmente è mondiale, quindi sanno che arriveranno tante persone e quindi hanno abbassato molto i prezzi. Online l'ho anche trovato scontato, e quindi un altro punto a favore. 3. La pulizia delle auto in generale. Pulizia in generale. Piove, come potete vedere. Non è che fa freddo, però comunque piovendo le scarpe si bagnano. Dentro al salone non c'era una goccia d'acqua, perché passavano sempre a pulire. Non c'era il rischio di scivolare con le pozzanghere d'acqua che potevano esserci. I bagni erano puliti, cioè erano pulitissimi i bagni, quindi anche igienizzati. Veramente perfetto. Ah, tra l'altro, nel punto di prima, il primo punto, c'è un aeroporto vicino, quindi tu scendi da cazzo di aereo 10 minuti e vai dentro al salone, cioè per farvi capire quanto è comodo andarci. Punto negativo: troppa gente. Ma questo punto potremmo anche eliminarlo, perché intanto è una fiera mondiale, cioè non puoi mettere questo RS, non puoi mettere questo punto, cioè non posso mettere questo punto insieme a quelli negativi, perché è una fiera mondiale, ti aspetti tanta gente. Però lo mettiamo comunque, perché i punti negativi sono pochi. Secondo punto negativo, le ragazze che erano lì per farti vedere la macchina se avevi bisogno di tutte queste cose, diciamo che sì, erano cordiali e tutto, però appena gli chiedevi una foto ti dicevano: no, guarda sono stanca, non ho voglia, io sono qui solo per fare queste cose. Quindi cioè conta che devono stare lì 10 giorni, quindi non è il massimo, cioè nel senso, tu vai a fare la foto con una bella figa, puttana Eva, sta qua ti dice: guarda sono un po' stanca, poi sono timida e tutte queste cose, tu sei lì per quello, cioè te non hai ancora capito. Vabbè, in generale la fiera te la giri in 5-6 ore tranquillamente, soprattutto se arrivi al mattino, che aprono i cancelli quelli fuori alle 7:30, ti fanno entrare, cioè se hai il biglietto ti fanno entrare alle 8:30 e rimani lì per mezz'oretta, però comunque sei in prima fila, quindi tu entri al salone, ti puoi fare già una corsetta per andare a vedere Lamborghini, come non ho fatto io. Comunque le prime parti, tipo i primi 10-20 minuti, forse anche mezz'ora, sapete, perché comunque la gente, come vi dicevo, va all'Audi, va alla Lamborghini, va alla Pagani, che sono tutte su, ok? Io sono andato sotto, dove c'era la Bentley, dove c'era Liberty Walk, c'era il Ford, c'era Maserati, mi sembra McLaren, e mi sono fatto le foto tranquillamente, proprio c'erano due persone con me.
poi dopo mezz'ora che ho fatto un bel giretto così, hanno iniziato ad affluire gente come se non ci fosse un domani. Questo rea è finito qui. Vi rimando al video che ho fatto sul Salone di Ginevra e ci vediamo ad un prossimo video. Da qui è tutto. Ciao.